ma mettono a disposizione spazi di accoglienza. Non solo, ma lo stesso Presidente scrive ai prefetti, ma i prefetti rispondono, se non sbaglio, unicamente al Ministro dell'Interno. L'altro motivo è politico, perché riteniamo che la vicenda sia dettata da una campagna elettorale che finirà dopo i ballottaggi di alcuni comuni importanti del Nord. Dopodiché la questione, speriamo almeno, possa assumere toni e dimensioni ragionevoli e responsabili. Comunque rimane il vulnus di un Concludano. inaccettabile scontro istituzionale su una questione reale, drammatica, che pone interrogativi seri anche alla luce del dibattito che si sta svolgendo in Europa sul sistema delle quote. Concludano, Onorevole Presidente. Ministro, vogliamo sapere da lei quali iniziative sta mettendo in atto e eventualmente le sue valutazioni sulla vicenda. Grazie, Grazie. la ringrazio. Il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie onorevole Fautilli, innanzitutto la ringrazio per il suo ottimismo perché lei aggancia le polemiche di questi giorni esclusivamente al ballottaggio, dunque dovrebbero concludersi domenica o lunedì, suppongo che così non sarà, comunque io apprezzo il suo ottimismo e spero che abbia ragione lei ovviamente. Il punto a me pare di sostanza, noi stiamo facendo un'importantissima battaglia a livello europeo per ottenere la relocation e poter consentire a tutti i paesi d'Europa di accogliere migranti che arrivano in Italia secondo un principio di equa distribuzione. Abbiamo già ottenuto nel corso dell'agenda Juncker alcuni risultati, li riteniamo un primo passo non soddisfacenti e continueremo a batterci perché non ci sia un numero fisso che in tutti i casi nella prima fase sia più alto di 24.000 in un biennio e che ci sia la possibilità di instaurare un meccanismo fisso di redistribuzione in modo tale che alcuni paesi del nord dell'Europa e del nord-est dell'Europa abbiano un carico di migranti equo rispetto alla loro popolazione, come ce l'hanno paesi del sud dell'Europa, quali l'Italia. Mentre noi facciamo questa battaglia, in Italia si apre un problema che è esattamente analogo a quello che noi stiamo ponendo in Europa, cioè abbiamo regioni che per la loro geografia, mi riferisco in primo luogo alla Sicilia, non possono spostarsi da lì e dunque nei porti di Augusta, Porto Empedocle, Pozzallo, in tanti porti della Sicilia sbarcano, avendo ciò un peso sulla popolazione locale, tanti migranti. Oltre a questo peso, si pretende che alcune regioni del sud, Puglia, Calabria, Sicilia in primo luogo, abbiano su di loro il peso totale della immigrazione o un grandissimo peso della immigrazione nel nostro paese, incoerentemente rispetto alla battaglia che stiamo facendo in Europa. Questo ci sembra ingiusto e ci sembra anche contraddire la linea di indirizzo che fin dal marzo del 2011, con un accordo tra il ministro Maroni e i presidenti delle regioni, si raggiunse, portò ad un'equa distribuzione. Anche allora si generarono conflitti, anche allora ci furono delle resistenze dei governatori. Anche allora ci furono delle resistenze di alcuni sindaci, ma poi prevalse il senso di responsabilità istituzionale. Noi non possiamo accettare che una questione mondiale diventi una questione meridionale. Non possiamo accettare che tutto questo avvenga per un canone di ingiustizia che è insopportabile. Grazie, ha facoltà di replicare l'onorevole Fautilli per 2 minuti. Sì, grazie Presidente. Ministro, il mio sì, era un auspicio di ottimismo, però speriamo che almeno si arrivi a toni più ragionevoli, più responsabili tra i diversi rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali. Prendiamo atto delle sue precisazioni che valutiamo sicuramente utili per meglio affrontare il problema generale dell'emergenza dell'immigrazione, ma rimane grave il fatto che le posizioni assunte dai governatori regionali che prima ricordavamo, hanno determinato uno scontro istituzionale ed una sostanziale delegittimazione dei livelli decisionali che non ha riscontro, credo, nella storia dei rapporti tra lo Stato e le regioni. Il fatto è grave anche perché chi riveste importanti cariche istituzionali dovrebbe agire, riteniamo, sempre con senso di responsabilità nei momenti in cui il Paese si trova a dover fronteggiare emergenze che necessiterebbero, come ha spiegato lei, di maggiore coralità e cooperazione. Ma è altrettanto grave, onorevole Ministro, e non possiamo non sottolinearlo in questa occasione, la scelta dell'Unione Europea, nonostante la precisazione della portavoce della Commissione di questa mattina, di rinviare l'attuazione del piano europeo delle quote per problemi connessi innanzitutto